migrati verso le nostre coste, spinti alle spalle dalla paura dell'avanzata dei terroristi che rispondono al califfo al-Baghdadi e che occupano ormai parte della Siria, buona parte della Siria e parte dell'Iraq. Ne parliamo di questo e non solo di questo con Pier Ferdinando Casini, Presidente della Commissione Esteri del Senato. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Ben arrivato. Quali risposte può dare l'Europa, non soltanto il nostro Paese, a una crisi di tali dimensioni? L'Europa deve accorgersi che esiste il Mediterraneo e non esiste solo il Nord-Est, i problemi dell'Ucraina e dei paesi vicini confinanti con la Russia. L'Europa è stata strabica, non si è occupata a sufficienza del Mediterraneo, ha pensato giustamente anche a delle priorità, ma se ne è dimenticata delle altre. E l'Occidente non ha una strategia di contrasto all'ISIS, al Daesh. Come si vede, non bastano i raid via aerea per fermare quello che è diventato un vero e proprio stato terrorista. E si sta affermando una novità nella geopolitica del mondo: sono saltati i confini nazionali. I confini che furono disegnati dopo la prima o dopo la seconda guerra mondiale oggi stanno saltando. Vediamo, lei l'ha detto prima, questo stato terrorista ormai è insediato tra Siria e Iraq, ha preso più di metà del territorio della Siria, metà del territorio dell'Iraq, alcuni si difendono come i curdi nella loro enclave, ma stanno saltando i confini nazionali. Dunque una strategia dell'Europa per il Mediterraneo, una strategia dell'Occidente di contrasto a questo califfato che poi ha delle propaggini, perché da noi chi arriva? Arrivano dalla Siria, ma pensate che in Libano c'è 1 milione di rifugiati. Vero. È come se in Italia fossero arrivati 15 milioni di persone, sì, considerando, sì, che il Libano ha 3 milioni di abitanti. Sì. Ora, in più abbiamo questi disgraziati che scappano dall'Eritrea e dalla Somalia, dove tra l'altro imperversano gli Shabab, e arrivano in Libia per venire in Italia e in Europa. Abbiamo Boko Haram in Nigeria e le persecuzioni cristiane, per cui sta saltando tutto il mondo con cui eravamo abituati a convivere. E credo che nel mondo occidentale ci sia poca consapevolezza, sì, di questo. A volte si pensa che sia uno scontro di civiltà. In realtà c'è una grande religione, quella islamica, che deve autoriformarsi. Il mondo cattolico si è riformato più volte. I concili cosa sono serviti per la Chiesa cattolica? Ad avere un processo di riforma interna del cattolicesimo che sia adeguato ai tempi. Come ha detto giustamente al-Sisi nel suo discorso alla moschea di Al-Azhar, il mondo islamico, il mondo sunnita e sciita devono riformare se stessi. Questo processo naturalmente non è avviato, c'è una contraddizione interna tra le anime del mondo islamico enorme e tutto poi finisce sul nostro tavolo, quello dell'Europa. Noi ci auguriamo che ci sia una riflessione collettiva da parte soprattutto dell'Università di Tal Azhar, che è una sorta di Vaticano sunnita. Del mondo islamico, perché questo favorirebbe tutti, noi inclusi. Ma nel frattempo però noi ci troviamo di fronte a una crisi spaventosa, per esempio la Libia, come si fa a stabilizzarla? Perché la complessità, la vastità del problema, come lei ha enunciato, è tale che imporrebbe un nostro intervento, anche solo diplomatico, in diverse aree. Ma intanto con la Libia come facciamo? Ci sono due Libie. Guardi, in Libia sta accadendo una cosa di cui noi non abbiamo consapevolezza. Il povero Bernardino León, invitato dall'ONU, sì, sta cercando di mettere d'accordo le varie fazioni libiche. Ma lì c'è una guerra per Tripoli. Lì c'è una guerra per procura. Cioè lì il Parlamento di Tobruk, legittimato dalla comunità internazionale, è sponsorizzato dagli egiziani e dall'Arabia Saudita, che si illudono che da Tobruk si possa unificare l'Egitto, cosa che non succederà mai. Cosa che non succederà mai, perché tra l'altro i libici con gli egiziani hanno una sorta di rivalità storica. Certo. Dall'altra parte il Parlamento di Tripoli islamista è sponsorizzato dalla Turchia e dal Qatar, per cui non si farà mai un accordo in Libia se gli americani, i russi e gli europei non portano al tavolo i dante causa, cioè quelli che sostengono i vari gruppi armati. Questa è
una grande contraddizione e non pensiamo di poter fare un intervento armato in questa circostanza, perché realmente lì ha ragione Renzi quando dice significherebbe mandare dei soldati alla sbaraglio, sarebbe sì, così. Non c'è dubbio, così come è difficile immaginare che si possa arrestare il flusso di immigrati nel nostro paese facendo un blocco navale. Il blocco navale è una sorta di dichiarazione di guerra. Ma si può fare qualcosa di più per rompere e distruggere il traffico dei trafficanti, di uomini, di esseri umani, e si può fare anche non solo sul piano operativo, entrando e sequestrando e affondando dei barconi, ma anche cercando di intervenire sui flussi finanziari, perché poi non è che questo capita tutto con dazioni di denaro in liquido, abbiamo anche una grande capacità di muovere flussi finanziari tramite le banche e gli istituti di credito. Allora questo bisogna farlo, perché questa gente non ha solo la carta d'identità libica, egiziana, eccetera, ha carte d'identità anche europee questi trafficanti. E probabilmente forse c'è anche qualche italiano dietro coloro che muovono questo ingente flusso di denaro, tra l'altro protetti dai terroristi e alimentati dai terroristi, perché è un flusso anche di denaro. Sono milioni di euro. Senta, io avrei tante cose, le vorrei chiedere tante cose, per esempio questo segnale anti-europeo che viene da destra e da sinistra in Europa. In Spagna vince un partito di sinistra, in Polonia vince un partito, si afferma un partito di destra, entrambi però con una matrice comune, cioè un sentimento anti-europeista. Oggi l'Europa, se non va avanti, arretra. Cioè l'Europa è stata una costruzione meravigliosa, ma se non procede con più forza verso l'integrazione, inevitabilmente si faranno sentire i flussi antieuropei, che non sono solo a sinistra ma anche a destra. In Spagna nascono due forze politiche, una è Podemos, una sorta di 5 Stelle, e l'altro però è Ciudadanos e nasce sulla destra. E c'è una convergenza antieuropea che poi, scusate, non porterà da nessuna parte, perché Tsipras ha fatto una bellissima campagna elettorale, ha spiegato tutto quello che avrebbe promesso ai cittadini greci, oggi non riesce a mantenere niente, allora, perché con la demagogia non si governa. Un'ultima domanda, gliela faccio citando un'intervista a Monsignor Domenico Mogavero, che responsabile peraltro delle politiche di immigrazione per la CEI ed è vescovo di Mazara del Vallo, che dice: la Chiesa non può intervenire, le coppie gay, ecco, sulla stampa di Torino, non vanno ignorate. Il riferimento è ovviamente al referendum in Irlanda, che ha detto sì al matrimonio tra coppie omosessuali. Guardi, è un problema che va affrontato con grande rispetto reciproco. Rispetto verso le coppie gay che chiedono il riconoscimento dei loro diritti, rispetto anche, e spesso manca, verso chi, sostenendo in coscienza un'altra posizione, ritiene che è giusto dare diritti alle coppie gay, ma che non si può parificare un matrimonio a convivenza dello stesso sesso. Perché? Perché parificandolo poi si andrebbe alle conseguenze dell'adozione dei figli, eccetera. Credo che tenere al riparo questo dibattito dai problemi del governo, cioè io sono tra quei centristi che votano il governo, che sostengono Renzi, però rivendico su questo una posizione di coscienza che può essere diversa da quella del PD. Non mettiamo in discussione l'esecutivo, ma consentiamo ai parlamentari e ai partiti di avere una libertà di coscienza che su questo tema va rispettata comunque, perché non si può fare la propaganda su un tema così delicato. Grazie Presidente Casini, linea Grazie. Francesca.